Agrigento, nella sede della CGIL, su iniziativa della CGIL SPI Pensionati, si è svolto un seminario di approfondimento su quota 100, reddito e pensione di cittadinanza. Il confronto è stato organizzato in collaborazione con il patronato INCA e CAF della CGIL. Noi riteniamo che la quota 100 e tutte quelle misure che favoriscono la fuoriuscita del lavoro siano utili, le chiedevamo da anni. Riteniamo che questa misura sia una misura che non superi la Fornero, perché i coefficienti sono rimasti tali e quali, perché si autofinanzia gran parte dal blocco delle rivalutazioni delle pensioni, quindi riteniamo molto sbagliato e proprio concettualmente, strumentalmente sbagliato dire e continuare a dire che è una misura che si finanzia col taglio delle pensioni d'oro, perché i fondi che si attingono da questo risparmio sono ben pochi rispetto a tutti quelli che vengono prelevati direttamente dalle pensioni dei cittadini. Sono pensioni molto medie, non sono pensioni altissime. E vengono tolte questa misura era una misura che noi avevamo previsto che si sbloccasse dal 1 gennaio. Questa è una grossa fetta del bottino per finanziare questa misura. Dopodiché la Fornero è rimasta tutta in blocco. Non è così, diciamo, quindi la rivoluzione in atto non è avvenuta. Siamo partiti dall'idea di bypassare la Fornero, abbiamo soltanto un intervento che favorisce una fuoriuscita, ma con un vincolo grossissimo, che sono i 38 anni. Per cui noi riteniamo che questa misura sia veramente molto mirata a favorire esclusivamente i lavoratori delle grandi imprese che hanno 38 anni di contributi, quindi che sono entrati in età giovane. Crediamo che questa misura non possa dare risposte per le molte donne che, specialmente nel sud, donne e uomini, iniziano a lavorare tardi, e quindi sia una misura molto limitata a una fetta di personale. Siamo reduci dalla manifestazione di Roma, dove le organizzazioni sindacali unitariamente hanno espresso delle perplessità rispetto a queste nuove norme che sono state emesse dal governo, e in particolare quelle che riguardano sia la quota 100 che il reddito di cittadinanza. Le nostre perplessità sono di carattere anche operativo, cioè noi stamattina daremo le prime informazioni a tutti i nostri operatori, perché vogliamo rendere esigibile un diritto che scaturisce da queste nuove norme, però non possiamo fare a meno di avere dei dubbi rispetto a queste nuove norme, perché sulla questione del collocamento, per esempio, io penso che intanto dovrebbero fare una riforma del collocamento, perché c'è una legge in Italia che dice che fino al quarto livello le imprese possono assumere direttamente, per cui non avrebbero nessuna necessità di passare da questi centri per l'impiego che vogliono fare, soprattutto quelle del Movimento 5 Stelle, che vogliono assumere 10.000 lavoratori precari, che a sua volta dovrebbero essere formati per formare, per informare tutti quelli che ritengono di avere diritto all'accesso al reddito di cittadinanza, per poterli avviare a un ipotetico lavoro.